Ivan Silvestrini, Tonight, la tua seconda opera, lungometraggio, intendiamoci. Come è nata l'idea di questo film? È un remake di un film israeliano, però c'è del tuo e c'è l'originalità. Assolutamente, almeno io ci ho provato. È un remake di un film israeliano che è stato proposto dalle produttrici. Era già stato fatto un adattamento in una sceneggiatura che rispettava molto l'originale, lo adattava ovviamente un po' alla realtà italiana, ma parliamo di Tel Aviv, che è comunque una città estremamente vitale, forse persino più vitale di Roma. E noi, io ho subito pensato che c'erano molti elementi in questa storia che avrei avuto voglia di raccontare, perché c'era l'occasione di raccontare in una sola notte tante, se non tutte, le fasi di una relazione di coppia, e quindi mi sembrava subito una sfida da cogliere. Qual è stato il momento più difficile delle riprese e qual è il più divertente, visto che appunto due attori, una macchina, inteso proprio una vera macchina a quattro ruote e un volante, tutte le telecamere intorno, tutta l'attrezzatura, Roma la notte. Sarà divertente per voi più che per me all'epoca, però il primo giorno ci si è rotto il camera car subito. Abbiamo quindi dovuto immediatamente ripiegare verso un approccio più avventuroso, attaccando le telecamere alla macchina e costringendo l'attore a guidare veramente nel traffico, e che ha dato sicuramente un senso di realismo al film, ma ha anche messo a rischio la vita di tutti quelli dentro la macchina, me compreso, che ero sempre dietro nascosto nel sedile dietro. Questo diciamo che è stato sicuramente divertente e avventuroso. Le cose più intense e difficili sono sicuramente poi state però quelle legate alla recitazione nei momenti più delicati del film. Io ho lavorato con due attori straordinari, e Matteo è un attore di metodo, super preparato, e Matilde è un'attrice più istintiva per certi versi. In questo film ha veramente, secondo me, superato se stessa, si è messa in gioco attuando una sorta di metodo Stanislavski in diretta. Lei a un certo punto, nelle scene più intense, mi ha chiesto: Ivan, diciamo così, io adesso comincerò a parlare di cose che non c'entrano niente col film, ma questo mi farà entrare nel giusto mood per fare poi la scena, e poi comincerò la scena. Io faccio: va bene, ma ti figurati. E lei, non posso ovviamente rivelare che cosa ha detto in questi minuti, ma è stato veramente da brivido vedere come lei ha fatto poi il processo che un attore normalmente fa magari a mente, davanti ai nostri occhi, e per poi arrivare alla giusta emozione per quella scena.